Vorrei sapere prima di tutto quali sono i geni che non hanno dato, cioè non hanno messo Buffon tra i primi 30 per il pallone d'oro, perché tra il derby e oggi, ragazzi, ci ha salvato sicuramente il culo più di una volta. Però ripeto, perché poi dicono che non meritavamo quello che abbiamo ottenuto, ripeto, il portiere fa parte della squadra. Intanto voglio iniziare subito con il tasto dolente, ok, l'arbitro. Sì, perché molti mi dicono, ma Hernanes era da rosso perché è stato giusto espellerlo, perché è entrato piedi uniti e quant'altro. Allora, per chi ha giocato a calcio, sa che in quei casi Hernanes non è un giocatore cattivo, ok, e lo sappiamo tutti. In quei casi i due giocatori vanno sul pallone con l'intento di colpire il pallone, poi purtroppo chi arriva prima si prende il calcio, è normale. Se Hernanes tirava indietro le gambe, si faceva al 99% male, ma male. Secondo me un'espulsione condiziona molto di più una partita che un rigore non dato o un gol convalidato che non c'era e quant'altro. Perché questa, ragazzi, è stata una partita, un secondo tempo, indirizzato dall'arbitro. Ed è inutile girarci intorno. È stato indirizzato dall'arbitro. Io non dovrei neanche commentare una partita che alla fine è stata indirizzata all'arbitro, perché non stiamo più parlando di una partita di calcio, ma stiamo parlando di un dominio di una squadra concesso grazie all'arbitro. Ovviamente, detto questo, però ci sono delle critiche da fare alla squadra, critiche da fare ad Allegri, perché sono sicuro che una grande squadra europea, intendo Barcellona, Bayern Monaco e quant'altro, qualora prendeva il rosso oggi, ok, anche a Mönchengladbach, Mönchengladbach, chiamatelo come cazzo volete, Borussia, ok, perfetto. Qualora prendeva il rosso, non giocava in questa maniera, perché la Juve proprio quando è stata, cioè è rimasta in 10, il Borussia ha preso coraggio e per carità, ma noi abbiamo smesso di giocare. Quando avevamo il pallone, prendevi il pallone e lo spazzavi via, cioè gli facevi riniziare l'azione. È ovvio che poi era un assedio. E è stato un miracolo non prendere gol, perché al 99% dei casi quando tu giochi così prendi il gol. Perché sei in 10 contro 11, spazi via, questi qui creano 1, 2, 3 palle gol e tu gli dai un'altra opportunità, è come stendere il tappeto rosso. E la cazzata di Allegri è stata proprio togliere Dybala e mettere Cuadrado. Secondo me Cuadrado come prima punta. Cuadrado ha corso a vuoto, forse non ha neanche corso oggi. Cioè oggi veramente ha fatto poco, ma non è per colpa sua, non è il suo ruolo la prima punta. E poi mi levi che era Morata, ha messo Barzagli per un attaccante. Là è, cioè, è come se gli dici, ragazzi, noi ci chiudiamo in difesa, vi stendiamo un tappeto rosso in attacco e centrocampo, perché alla fine lì abbiamo sofferto un casino. Noi alla fine giocavamo solo con i difensori. I centrocampisti non esistevano più, perché correvano a vuoto, ovviamente loro facevano giro palla, col coraggio che avevano con l'uomo in più, con le occasioni che le creavano una dietro l'altra, con due miracoli di Buffon. È normale che prendano coraggio. Qua Allegri, se sabato ha avuto fortuna ma anche bravura di azzeccare il cambio di Alex Sandro per Dybala, questa volta secondo me ha molto deluso, perché è vero che un punto a Monsen, vabbè, in casa loro, ok, è buono, perché comunque il Borussia è in un ottimo momento in Germania ed è una delle squadre probabilmente in questo momento rognose da affrontare in casa loro. Fuori casa hanno qualche problema, però in casa loro dimostrano veramente compattezza, solidità. E tu con giocatori che comunque quando non hanno l'occasione creano, e abbiamo notato oggi, gli concedi alla fine il centrocampo, che le partite si vincono lì, non si vincono in attacco, in difesa, le partite si vincono a centrocampo, e tu praticamente il centrocampo l'hai levato. Perché? Perché Dybala, comunque Dybala e Morata tornavano a recuperare il pallone. E almeno avevi un po' di qualità. Cuadrado è velocissimo, è bravissimo, è anche tecnicamente bravo, ma non ha le qualità di Dybala e Morata, perché Morata almeno, anche se era un po' egoista, però il pallone ogni tanto lo teneva lì su. A un certo punto Pogba, non so, per carità ha fatto un bel lancio, il primo tempo non me lo sono visto ovviamente perché ero al corso, però Pogba ha fatto un bel lancio, mi hanno detto, per Lichtsteiner, che ha fatto il gol, ecco. Apro e chiudo parentesi, finalmente sono contento per Lichtsteiner. Spero, e forse, secondo me, questa pausa un po' forzata può essergli stato utile per ritornare Lichtsteiner che conoscevamo, perché
spinto 4 anni di fila senza mai fermarsi. Speriamo che adesso torni l'Ixtener che conoscevamo tutti. Però Pogba ha fatto un lancio, ha fatto delle grandi giocate fino a che eravamo 11 contro 11. Però quando rimani 10 contro 11, chiedi ai giocatori con più qualità e più fisicità di aiutare di più la squadra. E Pogba questo non l'ha fatto. Perché vedi anche l'occasione che abbiamo avuto alla fine con Lemina. Occasione, Lemina la crossa in mezzo troppo sul portiere, ma non è troppo sul portiere, è che lì Cuadrado non ha i movimenti d'attaccante, non è stato bravo ad aggredire il primo palo, perché se là c'è un attaccante, quello lì secondo me era una gran palla gol. 11 contro 11 le cose sarebbero andate diversamente, perché quando siamo stati nel secondo tempo quei 10 minuti in 11 contro 11 abbiamo creato 4 nitide palle gol, potevamo fare questo, potevamo fare l'altro, anche perché dopo la partita noi abbiamo questi colori addosso e basta. Loro hanno questi in tasca. Adesso i giochi non sono ancora fatti, comunque bisogna sudarsela contro il City in casa e bisogna vincere lì, bisogna vincere sì, a Torino, bisogna assolutamente vincere. Poi si giocherà a Siviglia e sarà durissima. Sempre Forza Juve e ci vediamo al prossimo video.